Io Mirko Turel, che dopo qualche settimana di difficoltà legata ovviamente ai guai fisici che ha avuto, è tornato in campo domenica contro Roma giocando una decina di minuti, 9 minuti, e per la partita di Biella ti avremo, il Basket Acropoli finalmente ti avrà al 100%. Finalmente dopo quasi 3 settimane di stop sì, giocherò, penso di giocare normalmente come rientrato insomma, dopo queste 2 settimane. È stata dura domenica scorsa, dopo solo 2 allenamenti, neanche tutti e 2 pieni, tornare in campo, però insomma ho cercato di dare il mio contributo meglio che ho potuto in 9 minuti, è andata così insomma. Veniamo adesso alla partita contro Casale, che gara ti aspetti? Mi aspetto una gara di cuore soprattutto, di aggressività, e comunque vada, alla fine sapremo di aver dato il massimo, sono sicuro di questo, che tutti ci metteranno il 100% se non di più. Cosa ci vorrà però in modo particolare secondo te per battere il prossimo avversario e soprattutto magari non ripetere gli errori finali che sono capitati contro Biella, per fare un passo ulteriore indietro? Secondo me più di tutto aggressività, mani addosso, far vedere che siamo in casa, che non abbiamo paura, che è tutta la partita dargli insomma, in difesa, sia in difesa che in attacco, molta aggressività, molta pressione e poi soprattutto avere buone percentuali, costruendo buoni tiri e girando bene la palla in attacco. Ultima cosa, proviamo a fare un passo ulteriore in avanti. Nelle prossime 8 gare, 5 si giocheranno qui. Pala Cilento, che può diventare il crocevia della stagione del Basket Acropoli. Dobbiamo far diventare, abbiamo già perso qua contro Biella, non deve più succedere, perché qua deve essere il nostro bunker, il nostro forziere, che nessuno riesce a vincere qua. E dobbiamo riuscire a fare questo.